Buongiorno ragazzi, come state? Benissimo! Bravi, mangiare bene e bere bene, siete pronti a mangiarvi i formaggi? Vi piacciono i formaggi? Non ve li porto però, se fate così, Il mio evento preferito. Ah sì, siete pronti allora anche per la presentazione della guida? Brava, sì. Sono già dieta da 2 settimane. Adesso non esagerare. Vabbè, però venerdì 10, viene presentata la prima edizione della guida ai formaggi, migliori d'Italia 2012. Guida del Gambero Rosso. Tutti in coro. Non ho capito bene, i migliori d'Italia? I migliori d'Italia. Ma che evento è? Questo è l'evento più bello del mondo, ragazzi. In questa guida ci sono 220 aziende e 316 formaggi. Voi lo sapete qual è, perché c'è una classifica anche, vengono dati i 3 spicchi, no? Sapete, vengono date le 3 forchette, i 3 bicchieri e i 3 spicchi in caso di formaggi. Sapete qual è la regione con il maggior numero di 3 spicchi? Proviamo. Il Piemonte, Valle d'Aosta. Allora, chi ha detto Piemonte? Ha detto Valle d'Aosta? Io non ho capito niente. Pippo ha detto Piemonte. Pippo perché viene dal Piemonte, chiaramente per campanilismo dice Piemonte, ma c'ha ragione, è il Piemonte. E andiamo! 17 prodotti premiati. Poi c'è la Lombardia con 12 e Basilicata con 11. Anzi, a me piace molto più la Lucania. Come nome, e la Puglia con 9. Bene. Formaggi meravigliosi in Italia. La guida è già in libreria, si può acquistare, ma noi la presentiamo il 10 febbraio alla Città del Gusto. Io sono un amante. Chi viene? Io sicuro. Io porto una carovana di gente. No, Pippo, non portare nessuno, così mangiamo tutti i formaggi noi. Bravo, venite solo voi. Allora, poi vi potete venire a trovare invece in fiera, alla Fiera di Roma, alla nuova Fiera di Roma. Per nel weekend c'è il salone del lobby, dell'hobbistica. E c'è il weekend, si chiama Weekend Donna. In questo Weekend Donna si possono fare tante cose, si possono fare corsi di ogni tipo. E c'è uno spazio dedicato ai corsi di cucina, naturalmente. Guarda caso chi è che presenta il suo libro? E guarda caso qual è il libro che viene presentato? Francesca Barberini? Esatto, a tavola con lo chef, appuntamento. Sì, a tavola con lo chef, a tavola con Francesca. Ma scusate, è un piccolo. Un lapsus. Esattamente, un lapis. E quindi appuntamento con me alle 4, alle 16 di sabato 11 alla Fiera di Roma. Per la presentazione, finalmente la prima presentazione che facciamo qui a Roma. A tavola con Francesca. Ma se io volessi fare il corso di cucina, come si fa? Il corso di cucina, guarda, bisogna andare sul sito. Esiste chiaramente un sito che si chiama Weekend Donna. Ma solo le donne lo possono fare? Ma no, perché? Weekend Donna mica significa solo donne. È chiaro che è dedicato alle donne, ma forse si può andare, anche gli uomini possono partecipare lo stesso. Calcola che c'è anche Pippa, c'è il biglietto cumulativo per la famiglia, E andiamo! Papà, mamma! E pargoletta, figli sotto i 12 anni, mi sembra che Carlotta ce ne abbia molto meno dei 12. La porto 12 ovunque. Giorni forse. Sì. Va bene. E poi vi volevo anche fare una piccolissima e veloce segnalazione sui corsi per San Valentino, perché bisogna prenotare adesso, se no non si fa in tempo. Mm-hmm. Ci sono dei corsi al Gambero Rosso, sia la Città del Gusto di Roma che quella di Napoli. Cioè il corso 2 cuori e 1 cucina. E questo va bene per Leandro. No, perché la mia dolce metà a San Valentino non ci sarà. Vabbè, ma il 13 e il 13 ci puoi andare, però. Neanche il 13 c'è? Il 13 sì, se no vado con Pippo. Va bene, se no vai con tesoro, Pippo. Il 13 febbraio. 13 febbraio alla Città del Gusto di Roma, 2 cuori e 1 cucina, il 14 invece a Napoli, la Città del Gusto di Napoli. E se vi piace il cioccolato, invece c'è anche il corso San Valentino, dimmi di sì. Bello. Ma che bellezza. Grazie mille, Francesca. Ciao ragazzi. Ciao. Buon appetito. Era Francesca Barberini dal Gambero Rosso Channel. Ciao. N2O. Un mondo allo stato puro.